Eccoci qui con la seconda parte della 43esima puntata di Radio Serpe e con noi i nostri ospiti, i gestori di Damastrei, Alessandra e Simone. Allora, stavamo parlando appunto di come andava il combattimento, la magia nella Land. E finita questa domanda, io volevo chiedere un'altra cosa, ovvero. Ci sono creature che possono essere mosse dagli utenti, tipo draghi, comunque, non so, creature speciali che vanno oltre la razza e il proprio personaggio? Sì, ci sono gli animali in vendita nei mercati. Sì, Ok, che però non hanno poteri, giusto? Cioè, il cavallo serve per cavalcare. hanno dei requisiti che sono simili a quelli degli umani, ovvero la forza, la destrezza, la costituzione e tutto il resto. E vanno comunque in base al livello che si decide anche con l'abilità apposita a addestrare animali, quindi più l'animale è di un livello alto e più serve un'abilità maggiore. E comunque sono un supporto anche animali da compagnia, cioè c'è una grande più o meno vastità di animali in vendita, volatili, roditori, serpenti, Serpenti. sì, anche ragni, pipistrelli, ci sono anche Ragni. quelle cavalcature, cavalli da guerra e abbiamo inserito anche animali speciali per il sottosuolo. Infatti, invece di andare a cavallo, vanno su delle grosse lucertole o sui ragni da cavalcatura. Che Bellissimo. schifo, i ragni da cavalcatura. Allora, io Eh poi sì. ho Qualche qualche riserva, riserva con i scusate. ragni. Certo, Potrei aggiungere una cosa? Sì. anche due. Gli ultimi due livelli della conoscenza animali, sì, sono conoscenza animali, creature magiche e creature mitiche. Quindi le creature, come dicevate voi, con dei poteri, ancora non le abbiamo inserite, però ci saranno quelle di livello più alto, che ovviamente necessiteranno di una maggiore abilità, ma che poi daranno anche dei grandi vantaggi. Le scimmie ci sono? Mi sembra ancora no, mi sembra. Perché non Ah, ci sono volevamo le inserirle banane. in effetti. Perché non ci sono le banane, quindi non ci sono neanche le scimmie. Allora, senti, rimanendo in tema scherzoso. No, aspetta, voglio sapere se ci sono i dugonghi. Ci sono i dugonghi? Dugonghi, no. Vai! Ovviamente dugonghi. Allora, Puoi visto adottare che. un dracano, però. Vabbè, volevo il dugongo. Visto che tra 10 minuti cioè abbiamo abbandoniamo la fascia protetta, io mi permetto di fare questa domanda. Allora, curiosità mia, nella sezione inventario della scheda personaggio si nota una silhouette femminile che sia, come dire, che sta indubbiamente, non so, cantando in minigonna. Siete maliziosi. Non lo so, io non, quando l'ho fatto non ci ho proprio pensato. Non lo Non lo so, fatti qualche domanda. Notare che prima ancora che tu dicessi cantando in minigonna, lui ha detto che siamo maliziosi, quindi lui per primo ha pensato Perché malizioso e si è dato me la l'hanno già zappa sui fatto piedi da notare. solo. Me l'hanno già fatto notare. Hai visto? Va bene, va bene. Vabbè, non Ma so, cambieremo. Io non ci ho proprio pensato. no, Scusami, va bene. invece. Scusa, continua pure. No, dicevo, va benissimo, non ci scandalizziamo, tranquillo, tranquillo. E invece la silhouette del personaggio maschile, cosa fa? Canta anche lui? Oppure, non so, fa un qualche balletto, fa lo schiaccianoci? No, No, è lì. perfettamente fermo, fermo con le braccia distese, in posizione normalissima. E lui non stocca fisso, ferma a braccia distese, Sì, invece quella ma femminile è lì perché? che con un microfono in mano. Perché lui sta aspettando lei, no? In realtà l'immagine che ho Ah. modificato non, è, cioè non era una ragazza col microfono, adesso non ricordo. Però Oddio, io non. speravo che fosse No, lui. no, no! Vabbè, non è che quello che Bene, ritorniamo in noi. E ti dico, allora, visto il tempo limitato e dato che preferiamo concentrarci più sull'aspetto organizzativo di una land, che su quello tecnico, a voi la scelta. C'è qualche aspetto particolare del gioco in sé che ci tenete a descrivere ai nostri ascoltatori? Che so, qualcosa che riguarda la programmazione, le razze, le guilde, l'ambientazione?
Diteci voi qualche aspetto che magari non abbiamo trattato e che è interessante da portare all'attenzione. Io stavo ripensando alla domanda di prima sugli allineamenti. Anche se non li abbiamo, comunque c'è nel profilo dei personaggi, ci sono tre barre che negli umani comunque sono tutte fisse nella perfetta metà, mentre per le altre razze danno comunque una linea guida che può essere modificata durante il gioco a seconda di come un personaggio nelle quest si comporta. E le barre sono la prima, calmo, aggressivo, poi riflessivo, impulsivo e altruista o egoista. Interessante, carina questa Durante cosa. Ma queste barre quindi si spostano a seconda delle azioni dei personaggi? Sì, quello è il master durante ogni quest decide il personaggio in che maniera si è comportato. Quindi magari un personaggio che decide di trucidare un povero bandito steso per terra, già mezzo morto, a sangue freddo, magari prenderà un punto di egoismo. Pensavo un punto Maria Teresa, Madre Teresa Aggressivo di di Fisi. aggressività e più di un punto per ogni questa barra, comunque di solito non si sposta proprio per avere una crescita graduale, così che si riesce a impostare il personaggio in un certo modo o correggere certe cose che magari non piacciono. Io sul suggerimento di quel grand'uomo di follia che vorrei salutare, volevo parlare di due funzioni di Damas che trovo abbastanza, diciamo, caratteristiche. La griglia e il sistema delle lingue. Non so in altre land, perché io non le ho frequentate proprio tutte, quindi non sono sicuro che non esistano queste cose altrove, però quando le abbiamo inventate abbiamo pensato di fare una cosa unica, diciamo. La griglia è uno scenario che si può aprire dalla chat. È uno scenario di forma quadrata, divisa in sezioni, dove il master può inserire degli elementi. Inserisce i PG, per esempio, nella corretta posizione in cui si trovano, con le giuste distanze e tutto, i PNG, gli elementi, i nemici. Questo perché così in qualunque momento, durante una quest, durante una giocata, oltre alla descrizione, si ha anche questo supporto grafico con il quale è più comodo vedere come si è posizionati, dove sono i nemici, dove sono i compagni, eccetera, eccetera. Il sistema delle lingue invece è un sistema molto particolare perché su Damas ci sono diverse lingue, a parte le lingue di razza. Anche le lingue di regione, noi abbiamo quattro regioni, ogni regione ha una sua lingua. E come funzionano le lingue? Io posso impostare la lingua che parlo. Innanzitutto c'è stata una lingua che conoscono tutti, quindi tutti quanti possono comunicare tra di loro. Però se io non voglio farmi capire da qualcuno, posso parlare con un'altra persona che conosce la mia lingua, in una lingua che un terzo non può capire. E questo avviene proprio materialmente, perché se io imposto una lingua che una persona, che un altro PG non capisce, il PG vedrà una serie di simboli incomprensibili nel parlato. Cioè vedrà l'azione normale, però il dialogo sarà incomprensibile, sarà una serie di segni illeggibile. È un Perfetto. sistema, penso, abbastanza particolare. Sì, è interessante dal punto di vista Quindi tecnico. Si possono Poi anche apprendere. sì, ci sono tre gradi di lingue, quindi magari chi possiede un grado su tre delle lingue può leggere una parola su tre. Perfetto, quindi insomma ci si può anche evolvere in questo senso. Esatto. Ora, usciamo un pochino dall'ambito di gioco e parliamo proprio di voi. E che tipo di gestori siete? Insomma, preferite restare un po' dietro le quinte o vi avvicinate agli utenti, magari, insomma, parlando, chiacchierando anche al di fuori del gioco? Sono troppo buono. Troppo buono. Sì. Buona come le In che banane. senso? Sono troppo accondiscendenti. No, vabbè, dicono, no, vabbè, comunque. No, Quindi come diciamo tu ci sei il gestore alla mano, ti avvicini agli utenti. E provo, sì. Alessandra? Ma uguale. Ah, due Ok.
due persone buone, che bello. Allora, pensate che molte teste alla guida di un progetto siano un'idea vincente o l'ideale sarebbe avere pochi elementi? Ovviamente parlando in linea teorica, dato che sareste di parte, immagino. Vuoi rispondere tu? Allora. Secondo me dipende sempre dai casi, cioè se un gruppo gestisce un progetto ci deve essere sintonia, altrimenti comunque ci sono anche land che vanno bene con un solo gestore, insomma, lì poi dipende. Per un progetto come Damas penso che serva per forza un corpo di gestione abbastanza ampio, perché abbiamo tante regioni, tanti luoghi, tante funzioni, tanti dubbi dei giocatori. Ci vuole diciamo, una gestione abbastanza corposa. Però è anche vero che le idee spesso devono partire forse da pochi elementi, perché altrimenti non tutti sono sempre d'accordo. Quindi che l'idea di base parta da pochi elementi, secondo me è la cosa migliore. Poi che il corpo venga ampliato dopo per aiutare i gestori è solo tanto di guadagnato. Quindi tu dici che comunque le testa debbano essere poche persone ed eventuali altre persone debbano comunque essere di supporto. Le Spero persone di che ci supporto siano pochi elementi. possono diventare testa, le persone di supporto, però sarebbe difficile iniziare un progetto con un gruppo troppo grande di persone che la pensano ognuno a modo suo, a modo loro. Quindi all'inizio è meglio che il progetto sia diciamo realizzato da pochi e poi dopo vengono coinvolti anche altri. Sentite un po', voi due frequentate GDR online? Sì, non sono attivissimo nello scrivere, nel postare, Ok, però e do un'occhiata ogni tanto. in che modo usate il portale? Per seguire Damas. Quindi lo Solo usate questo. solo inerente Sì. alla vostra land? Ok, vai Rie. Se per caso si esce dal gioco in maniera scorretta e si tenta di rientrare, appare un messaggio che con toni cordiali invita a uscire correttamente dal gioco alla volta successiva, no? Tutto molto carino e gentile, però accompagnato dall'immagine di un tizio, un losco figura incappucciato che rende tutto piuttosto minaccioso. Insomma, per caso dentro al Damas Ray tentate di mantenere l'ordine incutendo terrore agli utenti, per capire. Sì. Ma è il cappucciato dell'iscrizione, solo che si è fatta notte, non lasciatevi inquietare. Ma perché devi capire che hai sbagliato. Ah, ho capito, quindi insomma, pugno di ferro, paura, così uno poi non sbaglia. Mi sembra giusto, sembra La prossima giusto. volta clicchi su esci. Ok, allora adesso io ho le ultime due domande per voi, così leggere, che non c'entrano forse niente. La prima, anzi quattro, due Alessandre, due tu, per definire Radio Serpe. Vai Ale. È morta. Sei avvantaggiato perché non posso dire gli stessi tuoi. Spigliata e originale. Ok, vai Simone. Due, devo dirne? Sì, due. Accogliente e non saprei. Non saprei è Accogliente un buon aggettivo, e non eh? saprei. Vale? Se intendi che spiazziamo ci può stare, però qualcosa di meglio? Vabbè, accogliente e alla mano. Ma anche al piede, al braccio, vabbè, basta. Ok, Sì, un'altra esatto. cosa che ci tenevo a dire è che la prima cosa che a me ha spiazzato, cioè ha spiazzato, ha sorpreso e mi è piaciuta della vostra land è stato appunto, come vi dicevo, dietro le quinte, la voce doppiata all'iscrizione. Quindi se volete avete proprio 30 secondi per parlare di questa voce, la cosa originale che c'è dietro. Sì, anzi, mi dispiace non averlo detto prima, effettivamente ne passavo di mente. Ma sì, c'è dietro Ivo De Palma, che è un doppiatore professionista, che ringraziamo, che è stato molto gentile. Io l'ho contattato su Facebook, perché sono un appassionato di doppiaggio, quindi conosco un po', insomma, qualche nome di doppiatori. L'ho cercato, l'ho trovato e ho chiesto se gentilmente poteva farci questo favore. E lui è stato molto disponibile.
e ce l'ha fatto così per puro divertimento, per passione. Spiega un po' agli utenti cosa fa questa voce doppiata. Li accoglie. La voce è spiegato uguale. Praticamente la voce accoglie gli utenti che si stanno iscrivendo e tipo se tu clicchi sulla scelta della razza tipo umano, la voce fa umano, Un complimenti, umano. umano, esatto, fa così, no? E ti fomenta a farti sto PG perché sembra che fai una cosa bella, allora lui... È troppo epico. Niente, quindi infatti ci siamo messi d'accordo che mi cancelleranno il PG e io lo rifarò solo per sentire la voce di questo vecchietto a cavallo che va. Sì, infatti Non c'è. fate tutti quanti così, giocatori di Damasrei. Fatevi cancellare il PC e fate l'iscrizione a Vedi, c'è Raffle. un po' il rischio che uno entri, faccia una giocata, poi si faccia cancellare per poi riscriversi. Non riuscirete mai a costruire storie durature. Toglieremo la voce di Ivo De Palma, allora. Mi dispiace per il maestro, ma... No, piuttosto date la possibilità di creare personaggi cloni, così ognuno per sentire le voci si iscrive con 10.000 personaggi diversi e avete anche un nutrito numero di utenti. Ma al momento abbiamo la possibilità di creare doppi che abbiamo esteso fino a possibilità di creare tripli. Quindi, cioè, con quattro nazioni e mappe così ampie è il minimo. Cioè. Va bene, allora l'intervista ai gestori di Damas Ray finisce qui. Io ancora una volta vi ringrazio per aver accettato di partecipare a questa mini tortura. Grazie a voi. E Grazie, è stato un piacere. mando in onda la loro dedica a tutta la land, appunto, Damas Ray, a tutti i giocatori, a tutte le persone che vivono in questa land e che danno il loro contributo. Quindi questa è per Damas Ray. Thank you.
Ok, rieccoci qui dopo la dedica dei ragazzi di Damas Ray, che era appunto Damas Ray Snowy Plains of Orgos, giusto? Esatto. Buh, lo dico meglio io, buh. Ok, Senti, perfetto. ACDC, non rompere troppo, che se no. Allora, vi abbiamo chiesto prima della diretta cosa stavate facendo e che ne era di questa serata e ci avete risposto abbastanza, abbastanza. Allora, Mordecai ci dice, io sto parlando con alcuni amici di banane. Che strano. Chiara Gambone invece stava pensando alle strategie per tagliare, cioè marinare la scuola domani senza farsi beccare, quindi giustamente noi oggi lo diciamo in radio. Giusto. Mentre Mario Lucio Falcone dice: sto proprio adesso narrando e moderando su palleverdi.com. Va bene. Invece Marco Rossi stava facendo le schede PG con dei suoi amici per un nuovo progetto del canale YouTube. Giovanni Fringuellini ci dice che sta ruolando via telefono con l'amorosa. E poi ci spiega come e in che modo, e vogliamo i dettagli. Poi c'è Esatto. Rie Zefir, che tra l'altro sono io, che stava preparando la puntata Radio Serpa e mandando a quel paese Katrin e Mordecai, perché si sono messi un avatar praticamente simile e io, volendo mandare a quel paese Katrin, rischiavo di mandare a quel paese lui e quindi l'ho finita a mandare a quel paese entrambi. Giusto. Mentre Shurelia ci dice: sto schiudendo l'uovo di un drago degli incubi. Cose che fanno tutti al giorno d'oggi. Invece Giuseppe stava preparando un'effigie sacra per Giovanni Fringuellini, che ha la pazienza di ruolare tramite telefono. Invece c'è Morrigan che dice: sto ruolando su Terre dei Celti. Alessandro Beolchi stava trascrivendo una selezione di incantesimi che il suo personaggio stregone potrà imparare, così da non dover passare da un manuale all'altro quando li dovrà scegliere. Mentre Alia dice: a breve vado a letto, sono distrutta. Elise Kira Darold stava leggendo e commentando alcuni post sul forum di Urol. Mentre Fabio De Matteis dice: Momo, ho finito di vedere il Napoli. Dopodiché. Dopodiché le puntate fatele quando non gioca la mia squadra. Ma infatti noi l'abbiamo fatta alle 23 proprio perché anch'io guardavo la partita. Abbiamo anche vinto 3-2, quindi forza Napoli. Vabbè, andiamo avanti. No, dicevo, dopodiché avete cominciato a parlare di calcio e quindi hanno smesso di dire quello che stavano facendo e quindi abbiamo finito così. Esatto. Allora, mi raccomando, volevo ricordarvi che per chi non frequentasse Radio Serpa in modo assiduo, quindi tutte le puntate, vi do 20 giorni di tempo per studiarvele quelle che non avete sentito, perché a breve, ovvero agli inizi di dicembre, quindi periodo natalizio dove c'è chi prende le ferie a scuola, eccetera. Faremo i quiz a premio, in modo che io riesco anche a stampare i gadget sulle magliette, eccetera. Quindi io aprirò l'area quiz e ovviamente si vincerà qualcosa. Ovviamente, se non avete sentito tutte e 43 le puntate, sarà difficile arrivare a una conclusione, alla risposta esatta. Quindi vi invito a spulciarvele, avete almeno 20 giorni di tempo. Poi i premi in palio saranno appunto la maglia di Radio Serpe, il portachiave di Radio Serpe. Poi ci saranno buoni sconto su manuali e giochi tipo Magic, il gioco di carte, su fumetti, su videogiochi. Insomma, ci saranno alcuni buoni da spendere nelle fumetterie, non solo di Napoli, ma anche di Roma e mi sembra anche giù in Puglia. Ci sarà pubblicità per voi, per il vostro GDR, per il vostro personaggio, insomma, per i vostri progetti, anche canali YouTube, non solo per Forza Land. E poi che dire? Niente, stiamo aspettando di ricevere ancora tutti i loghi per i gadget, il logo ufficiale di Radio Serpe. Quindi lo dico anche a voi, Alessandra e Simone, se avete grafici, ma anche persone che sanno disegnare e vogliono proporre il logo di Radio Serpe, noi abbiamo fatto un concorso. Ovviamente chi vincerà, vincerà la prima maglietta della radio con il proprio logo disegnato.
e stampato, quindi se vi interessa il concorso potete ancora entrare a farne parte. Poi, Ri, aiutami, cosa volevamo dire più? E volevamo dire sì, in effetti dateci i loghi perché sennò gli gadget non ve li mandiamo e quindi Eh sì. E partecipate. poi niente, passiamo la parola ai nostri ospiti partendo da Alessandra, così che potete salutare anche voi chi magari vi sta ascoltando, chi vi ascolterà domani. Vai Ale. Sostanzialmente credo che ci stia ascoltando quasi tutta la LAN, quindi Lì ha detto tutta la lenda. sì, volevo salutare tutti gli utenti, tutto lo staff, anche i gestori che oggi non ci sono, e grazie per tutto quello che fate per la LAN. Ok, invece Stessa cosa Simone? anch'io. Mi Stessa cosa ha anche tu. tolto le parole di bocca. La mamma non la volete salutare? Non penso che ascolterebbe, quindi. Va bene, adesso dobbiamo fare una cosa tutti insieme per concludere in bellezza. Al mio tre dobbiamo dire banana. Perché? Per forza, Perché per forza. sì, pronti? Mi raccomando, No, uno. dai, no, dai. Dai, Diciamo da dai. Maffrei. Diciamo Damastrei, ok. Dai. Uno, due, tre. Damastrei. Banana Sembra Frey. anche... Cioè... Rie. Damastrei alla banana. Non è male. Sembra un po' tipo i baci di Perugina. Mi dai un Damastrei alla banana, grazie. Mamma mia, mi sono ricordato i baci di Dama. Quanto sono I buoni! baci di Damas. Dai! Va bene, allora, niente, la puntata finisce qui e noi ci vediamo venerdì sera con un'altra puntata, un'altra storia, altre risate. Io ringrazio a voi per la disponibilità, Grazie a voi. Grazie per esservi prestato a questa cosa. a Spero voi. che non sia stata poi così terribile come No, immaginavate. no. No, no, Anzi, è stato un anzi. piacere, veramente. E niente, e poi magari ci ritroviamo, chissà, per parlare ancora di Amastrei, magari con nuove modifiche, nuovi Magari aggiornamenti. Damas, se venite a giocare. Esatto, tanto il PG. Dai, Rie, fatti il PG così sentiamo la No, io stavo pensando se mentre si gioca a Damas si può anche giocare a Scacchis. voce. Dai, no, è bruttissima. Basta, ragazzi. Cancellala, cancellala. Mando Sì, domani a mattina che la letto. siamo in diretta, lo Mando a so. letto Grande idea, la tutto. cancelliamo la puntata dopo. No. Solo l'ultima parte, Ok. Va bene, io vi mando un bacione, spero di avervi fatto compagnia insieme al nostro Rie, alla nostra Alessandra e al nostro Simone. Vi auguro buonanotte e auguro un buongiorno per chi ci ascolterà domani mattina prima di andare a lavoro, andare all'università, eccetera. Niente, vi do un bacio e vi abbraccio tutti. Alla prossima, Buonanotte! ragazzi. Ciao ciao. Grazie.